Benvenuti al Punto, una nuova trasmissione di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, come sempre in collegamento da remoto, quindi in videoconferenza, diciamo così. Salutiamo gli ospiti di questa puntata che sono Eugenio Rondini della Lega, presidente della Commissione consiliare antimafia. Benvenuto Buongiorno. Rondini. Buongiorno. Buongiorno e salutiamo il consigliere Fabio Paparelli del Partito Democratico, portavoce dell'opposizione. Benvenuto Paparelli. Buongiorno a voi. Allora, cominciamo con diciamo, l'argomento all'ordine del giorno ormai da diverse settimane, che ha lasciato spazio a un ampio dibattito, non solo diciamo a livello di stampa, quanto anche a livello di seconda commissione, dove entrambi siete diciamo commissari e quindi membri, che è quello, la parte riservata in particolar modo al revamping degli impianti, al ciclo dei rifiuti. È stata approfondita questa parte. A breve in seconda commissione verrà approfondita un'altra parte che riguarda la grafica. Noi cerchiamo stamattina anche alcune sottolineature, se volete, in ambito più generale. Cominciamo da Eugenio Rondini. Allora, qual è il suo giudizio, diciamo, su questi primi approfondimenti della parte del PNR che dicevo prima, Rondini? Grazie direttore, un saluto a lei, un saluto al collega Fabio. Una modalità differente questa, ma ci adatteremo, ci adatteremo. Per quanto riguarda il PNR, sì, abbiamo visto, incominciato a vedere le proposte in commissione. Ovviamente c'è una discussione profonda che va fatta, anche perché certe tematiche vanno sicuramente approfondite. In linea generale è una grande opportunità per il nostro territorio, dovrebbero scaricarsi a terra circa 3 miliardi di euro. È normale che bisogna capire ora, perché le singole regioni non hanno una quota diretta né un ruolo ufficiale programmatorio, come spesso ci ricorda Fabio, ma vi sono alcune progettualità dove le regioni e gli enti locali potranno sicuramente dire la loro e soprattutto grazie anche al ruolo che svolge la nostra Presidente, cioè il coordinamento politico della Presidente Tesei della Conferenza delle Regioni per quanto riguarda appunto il PNRR, sicuramente sarà un'opportunità per la nostra Regione. Per quanto riguarda la compilazione, questi 45 progetti vengono fuori e questo PNRR è stato costruito dopo un'ampia partecipazione con i comuni sopra i 15.000 abitanti, quelli sotto i 15.000 abitanti erano rappresentati da l'ANCI, sono state coinvolte le associazioni di categoria, i portatori di interesse, i sindacati e ognuno ha potuto dire la loro. Speriamo ora di poter calare questi progetti e ripeto e dire la nostra perché sinceramente per quanto mi riguarda ancora l'utilizzo di queste finanze rimane poco chiaro, deve essere più chiaro il governo e noi ci adatteremo. Per quanto riguarda le opportunità di questo piano di sviluppo di resilienza, ovviamente dovrà aumentare l'occupazione, dovrà aumentare la produttività, ci sarà un rafforzamento dell'attrattiva e non mi riferisco ovviamente solo a quella turistica e lo scopo generale è quello di cogliere questa occasione e per permettere di riposizionare la nostra regione dopo questa catastrofica pandemia, dove bisogna creare uno sviluppo per il territorio, un terreno fertile per vivere, per lavorare, per investire, fare ricerca di impresa su un paese meraviglioso, su una regione stupenda e coniugando il tutto con la qualità della vita che la nostra regione offre. Bene, allora, questa era diciamo, la riflessione di Eugenio Rondini su questo documento importantissimo che è il PNRR, la parte regionale, quella compilata dalla Regione per questo documento più generale. Fabio Paparelli, qual è invece il suo giudizio?
Ma intanto buongiorno a tutti, è un chiarimento propedeutico. Io credo che bisogna, anche per dare modo ai telespettatori di comprendere ciò di cui stiamo parlando, credo che bisogna riportare il terreno, diciamo, sulla verità. Non esistono piani regionali, esiste un unico piano nazionale che si chiama Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza, elaborato dal governo, al quale hanno dato il contributo, peraltro in minima parte, le regioni, gli enti locali, soprattutto le forze sociali, che è un grande disegno riformista del nostro paese. Quindi il piano regionale, io l'ho definito in un'intervista, un fake, perché nessuno ha chiesto alle regioni di fare dei piani regionali. Peraltro il nostro passato, presupposti giuridici, politici e finanziari del tutto errati. È basato sul presupposto che ci sarà una distribuzione a pioggia di risorse, una parte verso le regioni, e questo non ci sarà. È basato su un presupposto finanziario per cui all'Umbria possano toccare il 3,5-4% di queste risorse che verrebbero distribuite, ed è un altro presupposto finanziario perché noi sappiamo che finanziariamente in Italia contiamo per l'1,5%, 1,6% al massimo, ed è basato su presupposti politici errati, perché le regioni avranno solamente un compito attuativo del disegno nazionale, che è un disegno nazionale. Noi abbiamo perso una grande occasione perché nella fase di preparazione, già un anno fa, quando si cominciava a parlare di piano nazionale di resilienza e ripartenza, avremmo dovuto aprire una grande campagna di ascolto, incrociare le grandi direttrici nazionali su cui si fonda il piano nazionale di ripartenza e resilienza, e allora sì, avremmo potuto, per esempio, insieme alle regioni del centro Italia, diciamo, presentare un grande disegno di infrastrutture, relativa alla transizione ecologica, alla transizione digitale, che avrebbero potuto incrociare queste grandi direttrici. Purtroppo tutto questo non è accaduto, ci si è acconciati nelle ultime settimane a fare un'accozzaglia di elenco di desiderata di ciascuno, un libro, diciamo, di sogni che non ha nessuna strategia e nessuna visione prospettica dell'Umbria post-pandemica. È un insieme di, come dire, di progetti, alcuni peraltro non regano neanche gli importi finanziari. Il grande piano nazionale è basato su tre grandi filoni: la transizione ecologica e ambientale, la transizione digitale e il tema della riforma della sanità e dell'inclusione sociale. Io su questi tre temi credo che noi stiamo, l'Umbria sia fortemente indietro. Perché mentre parliamo di grandi prospettive di transizione ecologica, cioè di fare dell'ambiente un'opportunità di sviluppo, noi stiamo discutendo in seconda commissione di come la montagna può partorire il topolino. Cioè sul piano rifiuti abbiamo criticato la giunta precedente perché non è stata capace di attuare, giustamente, quindi faccio anche autocritica, di portare fino in fondo quel piano che prevedeva la produzione di CSS e l'accordo con altre regioni perché il CSS fosse bruciato negli impianti dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ci troviamo a discutere di come i nostri cementifici in Umbria possono fare business con i rifiuti. Questo è il tema se questo è il tema con cui si affronta in Umbria la transizione digitale, sarà un sicuro fallimento. Bene. Transizione digitale. Noi, concludo, noi eravamo i primi in Italia, vi ricordate, governo Renzi che venne a mettere la prima pietra, diciamo, a Perugia col sindaco Romizzi per quello che riguardava, diciamo, la fibra ottica, la prima regione italiana. Fino a un anno fa, un anno e mezzo fa lo eravamo, si tratta di capire se ancora su quel versante lo saremo. Mentre sul versante dell'inclusione sociale e della sanità, io credo che siamo fortemente indietro. La campagna vaccinale, che è un totale fallimento, così come la pianificazione della futura sanità, di cui non si intravede neanche l'ombra, diciamo, la dicano tutta sulla incapacità di programmazione
di questa giunta regionale. Sul tema della sanità ci torneremo anche tra poco. Adesso io ritorno da Eugenio Rondini perché Paparelli ha toccato sicuramente diversi punti, no? Tra cui quello dei rifiuti, tra l'altro argomento questo dei rifiuti che è stato trattato pure in Commissione Antimafia per quello che riguarda possibili infiltrazioni anche in questo ambito. Ma fermiamoci a quello che ha sottolineato prima Paparelli, Rondini. Beh, Fabio fa un'analisi apocalittica che se uno l'ascolta dovrebbe cambiare regione, poi ci accorgiamo che nelle altre regioni poi non è così differente la cosa. Anzi, appunto, ci veniva detto in commissione antimafia che sarebbe opportuno chiudere il ciclo dei rifiuti e non portare il rifiuto in discarica, sarebbe opportuno immediatamente agire nella raccolta indifferenziata, nei punti raccolta. Per quanto riguarda appunto indifferenziare il più possibile i rifiuti, però anche le regioni, quelle più virtuose che possiamo analizzare, hanno un residuo che va dal 15 al 20%. Questo residuo bisogna comunque sia gestirlo. Io non ho un approccio ideologico sulla questione. Avevamo il piano dei rifiuti che risale al 2009. Adesso Morroni, l'assessore, sta facendo questa proposta che analizzeremo e ovvio, anche io aspetto per giudicare la cosa perché ancora non la conosco, ma non ho un approccio ideologico e se le cose sono basate su dati scientifici, io le sostengo. Se invece sono basate sulle idee dei comitati o le correnti di pensiero, io prendo sempre le distanze come le ho sempre prese, perché i comitati io li condivido per una questione egoistica, perché c'è certa gente che abita su certi posti. Io abito a Castelrigone, dove abbiamo avuto due discariche e un'altra vicino a Magione che confina con Castelrigone, che è Borgo Giglione. Quindi io condivido quei comitati per questioni egoistiche, perché ci abitano le persone, non possono avere quei tipi di servizi, ma quando uno ragiona come dovrebbe ragionare un amministratore pubblico, deve analizzare le cose con delle basi scientifiche, non ideologiche. Allora, Paparelli, questo dei rifiuti chiaramente è un tema che verrà ancora di più approfondito nelle prossime settimane per arrivare al piano regionale. Adesso, la sua proposta, quello che scriverebbe in questo piano, qual è? Come chiudere il ciclo? Poi la stessa domanda a Rondini, poi cambiamo argomento, entriamo invece in ambito sanitario, parlando sempre di attualità. Paparelli. Guardi, il piano attuale, datato 2009, prevedeva la costruzione di impianti per produrre il CSS, che è un rifiuto urbano, solido urbano, ripulito, depurato, eccetera, eccetera, per poi fare accordi con altre regioni, perché noi se facciamo una raccolta differenziata spinta possiamo arrivare almeno all'80-85% e avere un minimo di rifiuto. Diciamo che da smaltire, che è ovvio che non giustificherebbe per le quantità la costruzione di un impianto di incenerimento o di smaltimento nella nostra regione. È chiaro che la soluzione non è la discarica, è chiaro che la soluzione non è, diciamo, quella che vengono prospettate. È altrettanto chiaro che se alla chiusura del ciclo di rifiuti prevista attualmente, che è la produzione di CSS e la vendita con altre regioni per bruciare il CSS presso gli impianti di altre regioni, se a questa soluzione si sostituisce una soluzione per cui il CSS lo bruciamo nei cementifici, certo, qualche anno fa si bruciavano gli pneumatici, quindi tra pneumatici e CSS sicuramente Rondini, un miglioramento ambientale ci sarà sempre da questo punto di vista. Il punto è che i cementifici sono industrie che nascono per fare un'altra cosa. Se diventano degli inceneritori in un momento in cui sono passati 12 anni dal 2009, ci sono tecniche a freddo per smaltimento residuo del 15%, 20% che residua, ci sono tecnologie molto più avanzate e molto meno impattanti, per di più parliamo di transizione ecologica come la prospettiva
di sviluppo futuro, noi mi pare che non è che faremmo un passo avanti, facciamo due passi indietro rispetto alla soluzione precedente. Allora, chiudiamo questo argomento con Rondini, poi che lo cambiamo argomento perché entriamo in quello sanitario. Rondini, la sua soluzione, diciamo, cosa farebbe? Cosa scriverebbe No, nel piano per la chiusura del è ciclo? interessante perché Fabio dà subito le soluzioni e soprattutto pretende di dettare la linea quando ancora non è stata appunto discussa nemmeno in maggioranza. Quindi io ci mancherebbe altro, se esistono delle tecnologie meno impattanti, se esiste un miglioramento rispetto a quello che ci verrà prospettato, io sarò il primo a votarlo perché ripeto, io ho un approccio laico rispetto a questo. È vero quello che dice, noi per esempio abbiamo dei stabilimenti nella vicina Toscana, Siena, se potrebbero fare degli accordi, questi li analizzeremo. Io non ho un approccio subito del diniego rispetto a certe prospettive. Vanno visti i benefici, i costi, l'ambiente soprattutto e la maggioranza insieme alla minoranza, spero, prenderanno una decisione. Io ci sono, ho un approccio però assolutamente laico e non ideologico. Allora, entriamo nella No, tua. no, Sì, anche... Paparelli? no, no, dicevo solo che io invece ho un pregiudizio perché ho visto come hanno cominciato e sono sicuro spero Cioè, c'è qualche problema con il collegamento? Non si è sentita questa sua ultima, la sua ultima frase, Paparelli? di essere. Ho detto io pregiudizio perché ho visto come hanno cominciato e immagino dove andranno a parare. Ho Ma capito. degli Allora, abbiamo capito il concetto, speriamo che migliori il collegamento. Entriamo nell'altra parte, diciamo, di estrema attualità, che è quella sanitaria. Da oltre un anno, insomma, giornalmente si ha a che fare con la pandemia. Gli ultimi dati sembrano far andare un po' tutti verso l'ottimismo e adesso chiaramente si parla di campagna vaccinale anche per fasce di età diciamo più giovani. Proviamo a sentire dal consigliere di maggioranza Eugenio Rondini la sua soddisfazione, se c'è, su questa situazione, critiche, elogi o altro. Rondini. direttore. Sì, io spero di fare un'analisi più oggettiva possibile, nel senso che domani finalmente i ristoranti apriranno. Siamo sempre più vicini alla famigerata zona bianca, ovvero quelle regioni in cui i territori hanno meno di 50 casi ogni 100.000 per 3 settimane. E già dal 7 probabilmente l'Umbria, se continua questo trend, potrà essere dichiarata una regione a zona bianca. Tutto questo perché 76 comuni umbri, pressa poco, hanno questi numeri positivi. In un mese si sono dimezzati i casi e questo grazie anche a una forte accelerazione della campagna vaccinale. Questo è sotto gli occhi di tutti, che di recente ha ottenuto il plauso anche del generale Figliuolo. L'auspicio è di arrivare a settembre con il completamento totale delle vaccinazioni. Non mi risulta che siamo poi così indietro rispetto ad altre regioni. In 6 fasce addirittura siamo tra le prime 3 regioni d'Italia. Da metà di giugno entreranno in azione anche le farmacie. Qui c'è stato effettivamente qualche ritardo rispetto alla convenzione. E si sta pensando anche di chiudendo il percorso con gli insediamenti produttivi. E se i 6 vaccini saranno disponibili, credo che faremo la nostra parte come sinora è stato fatto. Detto questo, è andato tutto bene? Non c'è stato un problema? Non ci saranno dei disservizi? Sarebbe ridicolo dirlo, però vedo i dati, analizzo anche le altre regioni, non mi sembra che siamo poi così distanti, anzi, come ripeto, in molte fasce siamo fra i primi. Il 97% delle dosi che sono arrivate le abbiamo somministrate. Ripeto, si può far sempre meglio, però eviterei quei messaggi catastrofici perché poi sono anche poco credibili. Si può fare meglio, sicuro, non si è fatto malissimo, dai.
Allora, andiamo da Paparelli, che immagino la pensi in maniera diversa da lei, Rondini, però ascoltiamo direttamente Fabio Paparelli. Io non vorrei che col collega Rondini, di cui diciamo, lavoriamo insieme in commissione antimafia, però facessimo quel giochino che spesso fanno i politici nazionali, dove quando ci sono le elezioni tutti hanno vinto le elezioni e nessuno perde mai, che mi sembra di riproporre questa tipologia di ragionamento. Allora, noi eravamo a gennaio, dicembre, gennaio, dopo la bruttissima seconda ondata. All'inizio della terza, noi ci siamo giustificati dicendo che eravamo i primi che avevamo subito queste varianti, queste brasiliane, indiane, eccetera, eccetera, e dicevamo saremo i primi ad uscire, noi usciremo da questa pandemia invece insieme alle altre regioni, anzi non usciremo per primo perché mi pare che un primo gruppo di bianche ci sarà già da questa settimana, noi probabilmente rientreremo nel secondo gruppo se tutto va bene. Quali sono stati i limiti? I limiti sono stati tre. Tra la prima e la seconda ondata non c'è stata in Umbria alcuna programmazione. Abbiamo totalmente chiuso gli ospedali, soprattutto quello di Terni e di Perugia, dedicati completamente al Covid. I percorsi al loro interno non sono stati mai separati adeguatamente. Abbiamo costruito, anzi hanno costruito un ospedale da campo 4 milioni e mezzo totalmente inutile e utilizzato dopo un anno, costruito con le procedure di emergenza e utilizzato dopo un anno per fare del triage. E quindi questo la dice lunga. Se ci avessero ascoltato e avessero messo in moto presidi alternativi come Via del Giochetto a Perugia, come l'ex Emilia a Terni, probabilmente la sanità pubblica l'avremmo salvata e non avremmo il buco che loro hanno costruito totalmente ed esclusivamente nel 2020, avendo fatto anche delle spese che probabilmente con l'emergenza sanitaria hanno poco a che vedere. Il fallimento della campagna vaccinazione non è dato, come dice Rondini, qui ecco perché facevo la battuta iniziale, dal numero complessivo delle vaccinazioni, quello c'è, stiamo bene come le altre regioni, come numero complessivo. Il problema è che noi abbiamo fatto delle scelte politiche sin dall'inizio che non sono state coerenti con le linee guida, cioè vacciniamo i più anziani a scendere e i più fragili. Noi abbiamo vaccinato gli informatori scientifici, gli addetti alle pompe funebri, gli avvocati, gli amministrativi delle ASL. 4 caregiver per ogni persona, mentre le altre regioni ne hanno scelti due. Ad esempio, abbiamo vaccinato una serie di categorie che esulavano dalle forze dell'ordine e dagli insegnanti, che erano le uniche due categorie, e dai sanitari, le uniche tre categorie che avremmo dovuto vaccinare. Quindi è chiaro che ci ritroviamo con una quantità di persone complessivamente, diciamo, in linea con le altre regioni. Tra le sei fasce che ricordava Rondini, se le andiamo a esaminare, noi siamo quasi primi tra i trentenni e i ventenni. Questo, diciamo, la dice lunga, diciamo, su come abbiamo impostato questa campagna vaccinale. Adesso finalmente stiamo un pochino, diciamo, raddrizzando, torneremo in linea con le altre regioni. Noi riceviamo tantissime mail di persone ultra settantenni, di persone fragili, di persone che non riescono a prenotare, dei sistemi che, diciamo, saltano. Stamattina leggevo di SMS che arrivano senza le date della vaccinazione, non si sa né dove né come e quando. Io Vero. l'altro giorno ho ricevuto una mail di un signore che veniva, prima gli era stata cancellata la prenotazione, poi gli è stata rimessa la prenotazione, non gli era stato indicato il luogo, cioè il luogo ma non il comune, poi l'ha intuita, ricostruito, si è presentato, il comune era quello di Cascia, sono arrivate lì, c'era una fila di 32 persone con un bel cartello, c'era scritto il centro vaccinale è chiuso, aprirà fra 10 giorni. E Allora, questi erano, quindi queste sono tutte le questioni, diciamo, che non funzionano. Poi le è chiaro che criticità. Le dosi le abbiamo utilizzate, non è che le abbiamo sprecate. Allora, Bisogna vedere chi le abbiamo utilizzate.
Siamo quasi in conclusione, Rondini. Rondini, se vuole ribattere, poi parliamo di sicurezza. Rondini. Sì, velocemente, direttore, grazie. Allora, dicevo che le regioni dichiarate zona bianca per ora sono solo tre e se continuano questi dati ci saremo anche noi dalla prossima, quindi il risultato è sicuramente molto positivo e soddisfacente. Per quanto riguarda le individuazioni delle persone da vaccinare, che diceva appunto consigliere Paparelli, posso condividere sugli amministrativi, sugli avvocati, parliamone perché anche io ho delle mie perplessità. Per quanto riguarda la possibilità di vaccinare quattro carri giver, che probabilmente ci permetteranno di essere più veloci con le fasce d'età più giovani, quindi non vedrei proprio la notizia o l'organizzazione poi così male. Vediamo che risultati daranno. Comunque, ripeto, sempre nell'ottica che si può far meglio, credo che si sia fatto male. Questo Allora. sono convinto a dirlo. Allora, siamo davvero in conclusione, poi alla fine vi dirò se siete entrambi ottimisti per la prossima estate dal punto di vista sanitario ma anche economico, sulla ripresa dell'attività, lo faremo in 30 secondi. Paparelli, per quanto riguarda la sicurezza, è un tema, diciamo, che è stato prioritario anche nella precedente legislatura dove lei ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della giunta regionale. Adesso la commissione d'inchiesta sta lavorando molto su questo tema. L'ultimo audito è stato il procuratore capo di Terni. Qual è l'immagine dell'Umbria secondo lei in questo momento a livello di sicurezza intesa a 360 gradi, Paparelli? Ma guardi, io penso che l'Umbria non sia più quella così felice che abbiamo conosciuto nei decenni precedenti. E non lo è per diversi motivi, come risulta dalle audizioni. Non lo è perché probabilmente è cambiata la connotazione della criminalità organizzata, quindi che viene a investire nelle terre, nelle zone dove c'è più maggiore possibilità di riciclaggio di denaro, eccetera. E questo è tanto più, diciamo, possibile in una regione come la nostra, dove dopo la pandemia ci possono essere fenomeni di questa natura, tant'è che con il presidente Rondini, io, su mia proposta, abbiamo chiesto, diciamo, di una collaborazione, chiederemo le camere di commercio che hanno anno e mezzo quanti campi proprietari sono stati perché fenomeni del riciclaggio, dell'usura, sono fenomeni, come ci sono ricordato dai coloro che abbiamo udito, sono fenomeni silenti. Sono diminuiti, diciamo, i reati, i piccoli reati, quelli furti nelle abitazioni, nelle cose in questo anno e mezzo, ma sono diminuiti soprattutto perché la gente è stata a casa a causa della pandemia, quindi è chiaro che questi fenomeni, diciamo, da questo punto di vista si sono ridotti, ma noi dobbiamo tenere molto molto alta la guardia. Io credo che la Commissione può svolgere un ottimo lavoro da questo punto e un'altra delle mie preoccupazioni quando parliamo di rifiuti è data dal fatto che laddove si inceneriscono, si bruciano qualsiasi forma di rifiuto che esso sia, diciamo, è facile che si possano determinare fenomeni di questi natura regale ai rifiuti, perché il Chiarissimo. business dei rifiuti è un business delle criminalità organizzate. Questa, tra l'altro, è una domanda che io ho fatto a tutti, diciamo, i procuratori, anche al senatore Briziarelli, sul quale, diciamo, c'è riscontro in quello che accade nelle altre realtà italiane. Bene, molto, molto chiara la sua riflessione su questo. Chiudiamo con lei, Rondini, sul lavoro della Commissione Antimafia e su quello che sarà poi, perché si arriverà, no, ad una relazione finale e soprattutto state lavorando anche su una proposta di legge migliorativa per proprio la garanzia della sicurezza in Umbria, una proposta di legge che tra l'altro viene anche da abbastanza lontano. Rondini. Sì, stiamo lavorando insieme alla Commissione su questa proposta di legge che abbiamo ereditato. Ovviamente va rivista, visto appunto la pandemia e viste le ultime audizioni, e non solo le ultime, anche le prime audizioni che ci hanno portato degli elementi da valutare ed inserire all'interno
della proposta di legge che abbiamo ereditato. Ci piace dire a tutti sempre che la Regione Umbria ha un tasso di legalità elevato. Condivido quello che ha detto Fabio, che è uno dei consiglieri più attivi all'interno della Commissione, e devo dire che se avesse sempre lo stesso equilibrio che ha in Commissione, ne beneficeremmo tutti. Invece devo dire che più che altro ne beneficia il Presidente della Commissione Antimafia e la Commissione Antimafia, perché pone sempre dei quesiti importanti e degli approfondimenti intelligenti. Questo non significa che quando parliamo di altre cose questo non avviene, ma lì subentra il tifo e spesso non mi ritrovo in quegli argomenti, in quell'ambito. Per quanto riguarda invece l'analisi che è stata fatta sulla nostra regione, sta avvenendo un grande lavoro da parte della Commissione. Abbiamo la possibilità e la fortuna di partecipare anche ad un tavolo nazionale. E grazie a questo lavoro con il Tavolo Nazionale delle Commissioni degli Osservatori Antimafia, all'interno di questa proposta di legge inseriremo anche i progetti di Liberi di Scegliere, che erano un'importante normativa sugli immobili confiscati. Il progetto Liberi di Scegliere, e concludo direttore, sarebbe, mi sembra giusto anche dirlo e farlo sapere, è un itinerario di riflessione e ricerca sulla possibilità di affiancare e sostenere persone che scelgono di allontanarsi da quei sistemi, dal potere mafioso e dalla violenza. È un progetto che si rivolge soprattutto alle donne e soprattutto ai minori, mettendo a disposizione appunto degli immobili, mettendo a disposizione comunque sia anche delle economie e dei sostegni. E noi credo e penso, dopo aver analizzato la questione in commissione, aderiremo anche a questo importante progetto. Bene, noi non abbiamo altro tempo, volevo farvi l'altra domanda, ma non c'è veramente perché siamo fuori di qualche minuto. Rispetto all'attività politica, Paparelli, che voto dà Rondini? Il consigliere Rondini sembra all'apparenza sembra sempre molto disponibile mo e molto moderato. Poi diciamo firma certi atti, a volte parla di tifo nei miei confronti, ma lo vedo firmare certi atti che non corrispondono, diciamo, a volte al suo a come è, come penso che sia veramente, cioè a livello culturale e al contributo che davvero lui potrebbe dare se, diciamo, tirasse fuori quell'animo riformista Bene. socialista che lo ha visto agli esordi della sua esperienza politica. Ecco, un po' più di quello e meno, come dire, meno passione e un po' più di autocritica credo che sarebbe utile per tutti. Rondini, molto più breve perché non abbiamo davvero tempo. Che voto dà Paparelli? Beh, sinceramente Fabio è l'unico che ha svolto dei ruoli importantissimi all'interno di questa assemblea legislativa, ma soprattutto in giunta, quindi diciamo che l'esperienza ne farà padrone. È una persona che, ripeto, se avesse lo stesso equilibrio che ha in Commissione Antimafia sarebbe una risorsa per tutti. Spesso Bene. purtroppo ci troviamo in disaccordo per questi motivi. Per quanto riguarda, concludo direttore, quello che diceva Fabio, in parte è vero, ma lui sa che in un partito che esprime un 30%, che ha espresso quelle cifre enormi, ci sono varie anime, no? E io spero di rappresentare quella più moderata. Bene, non siamo fuori davvero diversi minuti. Io chiedo scusa ai telespettatori perché a volte il collegamento non è stato ottimale. Abbiamo capito chiaramente benissimo tutti i concetti. Chiedo scusa anche ai due consiglieri se magari a volte c'è stato qualche blocco di immagine. Speriamo di tornare quanto prima nelle trasmissioni in presenza. Davvero, non ne possiamo più di questa situazione anche dal punto di vista giornalistico. Grazie per la vostra disponibilità, consigliere Fabio Paparelli, del Partito Democratico, Grazie a portavoce voi. dell'opposizione, e grazie ad Eugenio Rondini della Lega, presidente della Commissione d'inchiesta antimafia. Grazie a voi per averci Grazie. seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana, arrivederci.